Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 20-24 agosto 2018. Liam e Sally si baciano. Lunedì 20 agosto 2018. Steffi non accetta che Liam sia ancora a favore del progetto di Sally e che intende addirittura appoggiare la sua causa organizzando un sit-in. Inoltre è fermamente convinta che Liam è innamorato della sua rivale in affari, che invece si sta servendo del suo buon nome per ottenere benefici in ambito economico. Invita il marito a riflettere e a smetterla di mettersi contro Bill. Più tardi Wyatt incontra Steffi e entrambi giungono alla conclusione che prima o poi Sally si ritroverà in un bel pasticcio. Liam però è irremovibile. Giunge presso la Spectra Fashion, dove Bill è pronto ad avviare la procedura della demolizione e chiede a quest'ultimo di trattare. Lo Spencer adirato lo invita a togliersi dai piedi. Deve costruire al più presto il suo grattacielo e per farlo è pronto a tutto. Pertanto ordina ai suoi di piazzare gli esplosivi. Sally e il suo staff intanto difendono il loro operato. Liam li raggiunge e gli offre completo appoggio. La conturbante rossa sorride compiaciuta, certa che i progetti dello Spencer andranno in fumo. All'improvviso alcuni operai invitano tutti i presenti ad allontanarsi. La demolizione dell'edificio è ormai prossima. La stilista in lacrime afferma che resterà a costo di perdere la vita. Bill furioso invita il figlio ad uscire. Poi, non ottenendo alcun riscontro, ordina ai suoi di staccare la corrente. Sally e il marito di Steffi, intrappolati, iniziano a muoversi nel buio. La ragazza, piangendo, chiede se può restare tranquilla, se la furia di Bill le costerà caro. Liam, impaurito, tace. Martedì 21 agosto 2018. Sally e Liam, ancora nell'edificio in procinto di saltare in aria, non intendono mollare. Bill invece è molto impaziente e nervoso. Confida a Justin che suo figlio dovrebbe stare accanto a Steffi e non perdere tempo dietro ad una donna rivista e opportunista, interessata solo al suo portafoglio. Sally ha creato già molti problemi alla famiglia Forrester sottraendole ingiustamente i bozzetti in una precedente sfilata. Come può Liam pensare che sia cambiata? Nel mentre si perde in questi discorsi, Steffi, ancora in compagnia di Wyatt, afferma di essere molto agitata. Liam si sta mettendo contro Bill, che è un osso duro. Le conseguenze prima o poi potrebbero essere disastrose. In preda alla preoccupazione decide di chiamarlo. E sconcertata apprende che ha organizzato un set-in in favore di Sally e che è bloccato all'interno dell'edificio della Spectra, pronto per essere demolito da Bill. Liam, dall'altra parte del cavo, spiega che non ha alcuna intenzione di mollare. Vede la vittoria vicina. Steffi incalza, ma non ottiene alcun beneficio. Per questo si congeda da Wyatt, pronta a raggiungere il suo amato. Spencer, attraverso un megafono, ordina al Team Spectra di uscire e lancia un ultimo appello al figlio. A un tratto da lontano intravede alcune sagome. Sono Shirley, Darlita e Saul, pronti ad avviarsi verso l'esterno. I tre discutono su quel che sta accadendo. La testardaggine di Liam potrebbe esporre Sally a seri pericoli. Il magnate, nel frattempo, ordina di far saltare in aria uno dei magazzini della Maison. Poi, dopo una clamorosa svista, aziona il detonatore e inizia a fare salti di gioia. Una terribile esplosione lascia tutti sgomenti. Solo in un secondo momento lo Spencer si rende conto di aver condannato a morte suo figlio e la stilista. Steffi arriva alla Spectra e vede la palazzina crollare. Poi scopre che suo marito e la sua acerrima nemica potrebbero essere morti. Mercoledì 22 agosto 2018. Bill, Justin e Steffi hanno una crisi di nervi.
lo staff Spectra, assiste impietrito alla deflagrazione piangendo Sally. Lo Spencer decide di entrare in quel che resta dell'edificio per salvare la vita di suo figlio. Ma gli operai della demolizione, dopo aver allertato i pompieri e i soccorsi, lo bloccano. Nel frattempo viene chiamata una squadra di salvataggio. Shirley, Saul e Darlita vivono momenti terribili. Sally e Liam, dopo il crollo e dopo aver perso temporaneamente i sensi, si riprendono. Steffi e Bill, sfuggendo all'attenzione dei presenti, decidono di inoltrarsi nella struttura. Si odono crolli, scricchiolii di ogni genere. La rossa stilista riprende i sensi e con quel poco di voce che le resta inizia ad urlare nella speranza che qualcuno possa raggiungere lei e il suo amico. Bill e Steffi, agitatissimi, non si danno per vinti. Sul luogo del disastro nel frattempo giungono i soccorsi che invitano i due a uscire per non mettere in pericolo la propria vita. Liam cerca di tenere sveglia Sally per non farla finire in coma. Per strapparle qualche sorriso, dice che non è poi così tanto male restare sdraiato in una situazione critica accanto a una bella donna come lei. Colpita dalle sue parole, la stilista vuota il sacco. Lo elogia, lo definisce il suo eroe, il suo salvatore. Lo descrive come un ragazzo buono, altruista, determinato e dai sani principi. Poi lo spiazza con una romantica dichiarazione d'amore. Successivamente si avvicina a lui e lo bacia sulle labbra. Un crollo però riporta i due con i piedi per terra. Wyatt intanto è in compagnia di Katie. Entrambi discutono della loro relazione segreta e sul fatto che Bill potrebbe venirne a conoscenza molto presto. All'improvviso un messaggio di Justin con il resoconto della giornata li getta nello sconforto. Wyatt scopre che Liam potrebbe essere morto a causa del detonatore azionato da Bill e che quest'ultimo è piombato nell'edificio per tentare di salvarlo. Giovedì 23 agosto 2018. Steffi e Bill non si rassegnano all'idea che Sally e Liam siano morti durante l'esplosione e continuino a chiamarli, a cercarli tra le macerie. Continuano a cadere scalcinati e ciò complica la situazione. A Steffi a un certo punto sembra di vedere il volto di Sally. Si avvicina convinta per poi restare tremendamente delusa quando apprende che si tratta di un manichino. Fuori dall'edificio intanto la situazione si fa incandescente. Shirley, disperata, lancia pesanti accuse contro il magnate e Justin. Darlita vorrebbe vendicare la morte della stilista, mentre Saul tenta di riportare la situazione alla normalità. Liam e Sally, dopo essere svenuti, riprendono magicamente i sensi e iniziano a chiedere aiuto. I due sono senza speranza. Sally, con un filo di voce, ribadisce al ragazzo di amarlo. Wyatt giunge sul posto, affermando di voler entrare all'interno di quel che resta della Spectra per poter salvare la vita di coloro che sono rimasti intrappolati. Dopo averlo invitato a ragionare, Justin lo invita a prendere in mano le redini della Spencer Publication, che andrà incontro alla rovina senza la guida di Bill. Steffi e l'editore intanto sono sfiniti. Proprio quando stanno perdendo le speranze, odono dei lamenti. Si affacciano e intravedono Sally e Liam bloccati sotto un cumulo di calcinacci. Si accorgono che i due non possono muoversi, che potrebbero morire da un momento all'altro. Bill riesce a inviare un messaggio a Justin che informa i presenti che i dispersi sono stati entrambi ritrovati e che sono in gravi condizioni ma vivi. Tutti tirano un sospiro di sollievo. La prima ad essere estratta è Sally. Liam purtroppo continua a precipitare sempre più in basso. Mosso d'amore paterno, Bill con tutte le sue forze riesce a tirare su suo figlio. Steffi commossa fa salti di gioia, mentre il ragazzo appare molto provato e confuso. Venerdì 24 agosto 2018. Liam e Sally, estratti vivi ma feriti, vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Shirley, preoccupata per sua nipote, continua a spendere parole dure per Bill,
nonostante quest'ultimo si sia prodigato per salvarla. L'uomo spiega che aiuterà la ragazza a rilanciare la maison, la farà risorgere in un altro posto, le farà delle donazioni economiche. Successivamente raggiunge suo figlio, che indignato non ha alcuna intenzione di vederlo. L'editore spiega di aver azionato il detonatore credendo che fosse uscito fuori insieme alla sua amica. Solo in un secondo momento si è accorto della truce verità. Per dimostrare di essere cambiato e soprattutto di essere in buona fede, dice che regalerà un edificio nuovo di zecca a Sally. Liam, disgustato, risponde che non si lascerà comprare dal suo denaro. Steffi, sentendo di discutere, tenta di seminare pace. Tutto sembra inutile. Shirley intanto si accorge che sua nipote è molto pensierosa ed inizia a fare cattivi pensieri. Lei intanto pensa e ripensa al bacio dato al suo salvatore e a come potrebbero stare bene insieme. Qualche ora più tardi il figlio di Bill viene dimesso. Nella sua mente riecheggia il bacio dato a Sally e si chiede come potrebbe mai affrontare questo argomento con sua moglie. Liam e Steffi, a casa, cercano di dimenticare ciò che hanno passato. La Forrester resta amareggiata quando si accorge che suo marito non intende abbandonare la casa di Sally. Per non offenderlo, preferisce soffermarsi su altro. Brooke, dopo essere venuta a conoscenza degli ultimi avvenimenti, litiga con Bill. Ammette di essere delusa da lui. Ha quasi ucciso due giovani ragazzi per i suoi capricci. Come ha potuto azionare il detonatore senza controllare se fossero usciti all'esterno? Il magnate, quasi piangendo, le chiede di ritornare con lui. Ha bisogno del suo supporto per non commettere sciocchezze. La Logan, però, gli chiude la porta in faccia. Anticipazioni Beautiful, puntate di settembre 2018. Il personaggio di Rick Forrester abbandona il cast? Gli episodi che ci appassioneranno a cavallo tra l'estate e l'autunno, come riportano le anticipazioni Beautiful, saranno davvero imperdibili. Steffi si abbandonerà alla passione con Bill, mentre Liam si crogiolerà nel dolore per aver tradito la moglie con Sally Spectra. Bill scoprirà che Katie e Wyatt stanno insieme e proverà a vendicarsi di loro, servendosi del piccolo Will. La Forrester poi scoprirà di essere in dolce attesa e vivrà momenti caratterizzati da ansia e agitazione a causa dei mille dubbi sulla paternità del bambino. Se le vicende imperniate su questi personaggi saranno molto movimentate e intricate, un po' meno saranno quelle invece legate a Rick e Maya. I due infatti si faranno vedere sempre meno. Perché? Molto presto il figlio di Eric e Brooke si tramuterà da personaggio fisso a sporadico e ricorrente, comparendo sempre meno sulle scene. Ed è stato lo stesso Jacob Young a svelare il mistero. L'interprete di Rick ha affermato di essere in recurring e che sta girando attualmente un film. Tuttavia il marito di Maya non scomparirà del tutto, ma continuerà, seppur sporadicamente, a offrire il suo contributo alla serie. Nelle puntate che andranno in onda nel mese di settembre, infatti, gli autori ci mostreranno la bella Maya sempre più in sintonia con Carter, suo ex. E cosa accadrà negli episodi in questione? Vedremo che Rick e Maya, durante il periodo natalizio, appariranno sempre più affiatati e innamorati e dopo una cena a Villa Forrester parleranno degli ultimi avvenimenti che hanno sconvolto la loro famiglia, in primis la decisione di Eric di rifarsi una vita con Quinn, nonostante le sue innumerevoli pecche. L'Avant si complimenterà con il consorte per non aver attaccato Ridge, suo eterno rivale in affari, durante la cena di Natale e per aver fatto di tutto per mantenere un'atmosfera di pace e di tranquillità. Quando poi Rick se ne andrà, Carter entrerà nell'ufficio della donna per firmare alcuni documenti. I due si soffermeranno sulle festività appena trascorse e sulla malinconia che negli ultimi tempi si sta impossessando del suo animo. Ciò sarà lo spunto per Carter per parlare dei suoi problemi. Dirà di sentirsi molto solo,
di non avere amici né parenti. Non nasconderà di aver pensato a lei, a ciò che di bello avrebbe potuto realizzare insieme. La sorella di Nicola a queste parole arrossirà e l'uomo incalzerà affermando di sentirsi sinceramente pentito per aver troncato la relazione in maniera brusca. Affermerà di provare un forte sentimento di vergogna se pensa come l'ha trattata quando è venuta a conoscenza della sua transessualità. Se potesse ritornare indietro nel tempo, non ci penserebbe due volte a riconquistarla. Maya però non lo lascerà proseguire oltre. Gli ricorderà che nella sua vita adesso c'è Rick. Si sente moglie e madre realizzata. Carter non mollerà e continuerà a ribadirle di essere pronto a ritornare con lei se mai dovesse decidere di chiudere con il Forester. E dirà che non troverà mai nessun uomo in grado di amarla come lui. La Avant però lo inviterà a restare con i piedi per terra. Gli assicurerà che l'amore che prova per il marito è qualcosa di incommensurabile. È l'uomo giusto per lei. Rick e Nicole nel frattempo saranno nell'ufficio fotografico, intenti a parlare della piccola Lizzie. La giovane affermerà di essere tornata temporaneamente a Los Angeles perché è chiamata da Katie a occuparsi del lancio del nuovo sito web della Forester Creation. A breve ripartirà alla volta di Parigi per unirsi a Zende. Rick affermerà di sentirsi molto fortunato, ha una cognata bravissima. È solo grazie a lei che lui e Maya possono stringere tra le braccia la loro bambina. Successivamente il discorso si sposterà sulle loro relazioni in atto. Rick lamenterà il fatto di non potersi godere il suo matrimonio, come vorrebbe, a causa degli innumerevoli impegni sul fronte professionale. La figlia di Julius lascerà intuire lo stesso, aggiungendo di non riuscire a godersi il suo amato. Questi dialoghi cosa vogliono significare? Che presto assisteremo a più di una crisi di coppia? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.